Dove? Papà! Mike! Dove sei finito? Papà! Papà! Mike! Agente Malcolm! Agente Malcolm! Beh, sembra proprio che si sia avventurato verso la zona di pericolo. E ora si sta alzando la marea. Credo che sia meglio chiamare la stazione di polizia. Mike Flood si è perso nella piana di marea. Il livello dell'acqua sta salendo. Dobbiamo avviare una missione di ricerca e soccorso. Ellie, incontriamoci alle piane di marea. Ricevuto, Sam. Da questa parte! Ora tocca a te! Procedete adagio! Da questa parte! No! Non da quella parte, Wally! Per di qua! Ah! Fatto! Come nuova! Mi scusi, signore, ma avrò bisogno di Jupiter e dell'Hovercraft! Hai ragione, Sam! Tornate indietro, per favore! È così che si guida con un rimorchio. No, nessun segno ancora. Ah? Aspettate un secondo. Qua giù! Sono qua giù! L'ho trovato! Ellie, a quanto pare gli elicotteri lo hanno individuato. Ellie, aiutami! Sono bloccato! Sta tranquillo, Mike! Ti tireremo fuori di lì! Mike, sto srotolando il percorso di salvataggio gonfiabile. Poi verrò subito a prenderti. Ok, Ellie, portaci via. Ricevuto, Sam. Ah, il mio sacco a prova di volpe. Ehi, non ci provare, piccola peste rossa. Oh! Oh! Vai. Oh no, il fuoco. Oh. Meglio chiamare la caserma dei pompieri. Non preoccuparti, abbiamo un secchio pieno d'acqua. Penso che chiamerò lo stesso la caserma dei pompieri. Gli uomini selvaggi di Ponti Pandi si sono fatti raggirare dalla volpe di nuovo e hanno innescato un incendio boschivo. Non mi piacciono le gare a tre piedi! Gli uomini selvaggi di Ponti Pandi si sono fatti raggirare dalla volpe, di nuovo, e hanno innescato un incendio boschivo. Scusate, cadetti, dobbiamo andare verso l'incendio. Aspettate! Fermi! Questo vuol dire che è un pareggio! Niente dalla corsa a tre piedi, Norman. Troppa fretta, meno velocità. E soprattutto lavoro di squadra. Cadetti, rimanete a distanza di sicurezza insieme a me.
Bene, squadra. Io prenderò Venus 2, andrò ai confini dell'incendio e lo arginerò con della schiuma appiccicosa. Arnold e Sam, occupatevi delle fiamme più grandi con le manichette di Jupiter. E tu, Elvis, occupati delle fiamme più piccole con una vanga flessibile. D'accordo. Hai ragione, una vera squadra. È stato meraviglioso! Nessuna fretta e tantissimo lavoro di squadra! Se fossimo stati una vera squadra, Norman, avremmo potuto vincere la gara a tre piedi. Oh, ho capito adesso. Ora so esattamente cosa devo fare. Voglio gareggiare di nuovo! No! Mi serve la tua posa d'azione migliore, Ben. Sei un grande surfista. Hai fatto una rotazione a 360 gradi. Sei carico al massimo, sei... Sono solo fermo? Non vuol dire che non puoi fingere di essere carico. Senti, ti faccio vedere. Su, su, su. Puoi fare così. Oh, così! E che ne dici di così? Ecco, io non sono sicuro. Sembra che la mamma abbia le formiche sotto il vestito. Ho trovato! Di sicuro la foto verrebbe molto meglio se la vela fosse dritta. Signora Chen, non avevo tirato su la vela perché altrimenti il vento l'avrebbe... gonfiata e spinta via. Mammina sta andando molto veloce. Sì, Lily, hai proprio ragione. Aiuto! Non riesco a fermarlo! Oh, bravissimo, James! Perfetto! Attenzione! Ma cos'è? Insomma, guarda come hai distrutto il mio castello di sabbia! Aiuto! Credo sia meglio chiamare la squadra di soccorso. Ottimo lavoro, ragazze. Vincerete di sicuro con uno di quegli scatti. La signora Chen è sopra una tavola a vela impazzita, diretta verso il mare, e non riesce a fermarsi. La signora Chen è sopra una tavola a vela impazzita, diretta verso il mare, non riesce a fermarsi! Signora Chen, ci siamo quasi! Oh! Fate presto! Tienila ferma, Ellie! Ricevuto, Sam! Non si preoccupi, signora Chen, è salva adesso. Mi dispiace tanto. Ero così presa a cercare di scattare la mia foto vincente che non ho pensato alle norme di sicurezza. Dovrebbe fare sempre attenzione quando è vicino l'acqua, signora Chen. Specie se sta usando un equipaggiamento che non ha mai usato. Non credo affatto che stia funzionando, Sam! Tom! Il Wallaby 2 è pronto adesso? Sì, l'ho quasi aggiustato. Sorvolerò la foresta tra un paio di minuti. Da che parte andiamo, fratellino? Io non sono sicuro. Ma come faremo a uscire di qui? Andrà tutto bene. Mettete questi fazzoletti bagnati sul naso e sulla bocca. Terranno lontano il fumo. E rimaniamo sdraiati a terra, dove l'aria è più respirabile.
Se solo riuscissimo a far sapere al pompiere Sam dove siamo! Un momento! Se questo gruppo di alberi è qui e il sentiero è lì, ciò significa che queste rocce sono lungo il percorso. Magari sono abbastanza alte per avere campo. Ok, restate tutti qui. Io torno subito. Malcolm, state tutti bene? Siamo intrappolati in una radura e Mike è ferito. Ti invio la nostra posizione esatta. So dove si trova, ma ci vorrà del tempo per raggiungerlo. Giusto in tempo, Tom. Ti invio la posizione degli escursionisti intrappolati. Tieni lì alla larga dalle fiamme. Tutto chiaro, Sam. Mi metto in viaggio. Penny, c'è un cambio di piano. Ho bisogno di Venus all'area picnic il prima possibile. Ricevuto, Sam. Stiamo arrivando. Ehi voi laggiù! Non preoccupatevi, Sam sta arrivando! Andrà tutto per il meglio, ragazzi! Arnold, ho bisogno che aiuti Elvis ed Ellie a contrastare l'incendio da qui. Penny, ora creeremo un corridoio in mezzo alla foresta infuocata per riuscire a portare tutti in salvo. Ricevuto, Sam! Così che si fa, ragazzi! Facciamo salire Mike su Venus. Noi la seguiremo tenendoci bassi. Mi dispiace di aver deriso la tua mappa, papà. È soltanto grazie a te che siamo salvi. Grazie, tesoro. Ma ce l'abbiamo fatta tutti insieme! Oh, e anche gli animali si sono messi in salvo. Probabilmente è stato questo a provocare l'incendio, Sam. Opsi, quella potrebbe essere mia. Norman, non bisogna solo prestare attenzione ai falò e ai barbecue nelle giornate calde e secche. Anche una lente di ingrandimento può scatenare un incendio. Mi dispiace, ma un gigantesco insetto rosso volante mi era venuto addosso. Stai parlando di questa coccinella, Norman? Ce l'ho sul naso! Non ti agitare, Norman. Ricorda cosa è successo l'ultima volta. Non mi agito. Toglietemela! Da quassù godrete di una vista fantastica. Non sarà certo migliore del museo del... Immagino che non sarà poi così male. Oh, wow! Hanno preso anche Titan! È davvero strepitoso! Oh! E c'è anche l'elicottero della polizia! Questo è il tour più grandioso di tutti! Oh no! La tavola si sta sgonfiando! Non affondare ancora! Ce l'ho fatta! Ma ora sono bloccato! Non mi piace essere bloccato! Sono qui! Ehi, voi! Da questa parte! Scusami, uccellino! Ti ho chiesto scusa! Ho capito! Stai proteggendo il tuo nido! Non preoccuparti, me ne starò da questo lato! Però devo far sapere in qualche modo alla squadra di soccorso dove sono! Aspetta un secondo!
Ok, adesso dividiamoci. Dobbiamo estendere l'area di ricerca. Nessuna traccia di loro, Penny. Niente anche da quassù. È un'area così immensa. Ehi! Sono qui! Da questa parte! Da questa parte! Un momento! Vedo qualcosa! Che cosa vedi, sergente? L'ho trovato! È James! Ma non posso atterrare per portarlo in salvo! È la stagione di nidificazione, non voglio disturbare gli uccelli! Sam, puoi andare tu! Neptune non può arrivare laggiù! Ricevuto, Penny! Juno è il mezzo ideale! Zio Sam, avvicinati! James! Fa attenzione, zio Sam! Qui c'è un uccello molto arrabbiato! Non preoccuparti, James! Ti porteremo via da qui in un batter d'occhio! Così lei potrà avere l'isola tutta per sé! Sbrigati, Sara! Abbiamo un altro cliente! Sarò veloce come un fulmine! Oh! Una pecora mi sta divorando! Sara! Oh. Attenta! Ti stai muovendo! Non riesco a raggiungere i pedali! Oh no! L'auto con Sara si sta muovendo! E sta andando dritta verso la spiaggia! Meglio chiamare la squadra di salvataggio. Sara Jones è intrappolata nell'auto dell'infermiera Flood. E si sta muovendo verso la spiaggia. Sara Jones è intrappolata nell'auto dell'infermiera Flood e si sta muovendo verso la spiaggia. Prendi la radiotrasmittente. Sara, riesci a sentirmi? Riesco a sentirti, zio Sam. Forte e chiaro. I soccorsi stanno arrivando, ma la marea sta salendo. E devi rimanere al sicuro finché non... Ascolta attentamente, ti dirò tutto quello che devi fare. Bene, ricevuto, zio Sam. Ok, Sara. Non appena avrai sganciato la cintura di sicurezza, abbassa il finestrino ed esci dalla macchina. Ricordati, cintura, finestrino e fuori. Ho capito, zio Sam. Cintura, finestrino e fuori. Cintura, finestrino, fuori. Bravissima, Sara. Non preoccuparti, Sara. Ti tengo io. Fantastico, Elvis. Sono contento che siano tutti sani e salvi, Sam. Ma la nostra esercitazione non è andata come pianificato. E sono rimasto senza un solo filmato decente del mio epico salvataggio in mare. In realtà abbiamo uno dei video più epici di salvataggio in mare, signore. Tutti avevano le telecamere accese durante il recupero di Sara. So che non l'hai fatta apposta, Sara, ma devi stare molto attenta quando ti trovi dentro una macchina e non devi mai toccare nessuno dei comandi. Mi dispiace, Penny. Non credo che riusciremo ad andare a vedere il nuovo film del supereroe Flex Dexter. Non mi preoccuperei di questo, James. Conosco un film di gran lunga migliore da vedere in alternativa. Benvenuti alla premiere del nostro nuovo video promozionale. Per la prima volta sugli schermi, il nostro nuovo supereroe d'azione e stella del grande cinema... Elvis Cridlington! Sono il re del mondo! Oh no, è il filmato sbagliato! Oh, Prince! Mi è caduto il panino! Ops! Sarà meglio chiamare la squadra di soccorso. Il fantasma di Ponty Pandy Pete ha spaventato un cavallo e ora sta trasportando un carro a tutta velocità con dei passeggeri a bordo. Il fantasma di Ponty Pandy Pete ha spaventato un cavallo e ora sta trasportando un carro a tutta velocità con dei passeggeri a bordo. Ah, questa non l'avevo mai sentita. Oh, adesso ti allaccio al tuo nuovo sedile, Radar.
accendere la sirena, Elvis. Non vogliamo spaventare di più il cavallo. Sam, Lizzy, penso che avremo bisogno di rinforzi. Ricevuto, Elvis. Vi raggiungerò più in fretta possibile. Sto arrivando anch'io. Rallenta, Prince! Rallenta! Quel cavallo va fermato! Oh no, Penny! Come faremo a salvarli senza spaventare ancora di più il cavallo? Non lo so davvero, Elvis. Che cosa c'è, Radar? Ho l'impressione che voglia uscire. Radar! Speriamo che non spaventi il cavallo. Non preoccuparti, Penny. Radar e Prince si conoscono fin da cuccioli. Sicuramente non lo spaventerà. Stai imitando quello che facevano i cani delle caserme tanto tempo fa. Ovvero badare ai cavalli. Sta tenendo il suo stesso passo e lo sta rallentando. State bene voi due? Sì. Ti ringrazio, Penny. Sì, Radar ci ha salvato la vita. Mi dispiace, Lizzy. Non era mia intenzione spaventare il cavallo. È tutto a posto, Norman. Lo so che non volevi. E per fortuna stanno tutti bene. Ma devi stare attento quando sei vicino a un cavallo. Sono animali grandi e forti, ma si spaventano con molta facilità. Perciò niente più giri sul carro da brividi. Invece posso fare un giro sul carro normale, per favore? Sali su allora, Norman. Sì! Non credo proprio di piacere a quel cavallo. Oh, guarda, un panino! Bravissima, Ellie. Sembri una vera eroina di un film d'azione. Così è perfetto, Ellie. Sei davvero bellissima. Sono certa che sarà il nostro scatto a vincere. Arriva la pozzanghera! Complimenti, Sara. Perché non guidi tu Mercury, Sam? E io tiro il secchio d'acqua. Magari più tardi, Ellie. Ti serve un altro secchio pieno d'acqua, Sara? Che ne dite di fare uno scatto a Elvis Cridlington, chitarrista superstar? In realtà non siamo molto convinte, Elvis. E che ne dite invece se faccio la mia posa in ginocchio da superstar? Oh no, mi sono bloccato. Forse il prossimo scatto dovremmo farlo dall'Overcraft, Mandy. Buona idea, Sara. Qualcuno mi aiuta ad alzarmi, per favore? Pronto a ricevere la secchiata d'acqua, Sam? Farei di tutto per un bello scatto, Ellie. Sarà uno scatto stupendo! Vai col vento, Sara! Vento fra 3, 2, 1! Guardatemi! Sono un cowboy! Salve, cowboy! Sono prontissimo per un bel primo piano, damigelle! Elvis, scusami, ma in realtà così non assomigli molto a un cowboy. Dici di no? Beh, sei vestito da pompiere e sei in sella a un cavallo di plastica. Vai col vento, Sara! Ci penso io! Ti stai godendo il servizio fotografico, Sam? Non è proprio la carriera da modello che avevo in mente, Ellie. Chissà se anche qualcun altro viene annaffiato come noi. È davvero magnifico! Si dirigono verso il mare. Credo sia meglio chiamare la squadra di soccorso.
Questa è la nostra piattaforma panoramica. Comunque sia, da qui, grazie a una vista acuta e uno spiccato senso di osservazione, non c'è niente che possa sfuggirci. Oh, non mi sento bene! Esatto. Noi non ci perdiamo mai niente da qui. Dalla più minuscola imbarcazione alla... sì, sergente Ravani? Dietro di lei? Ma tu guarda! Joe e Anna si dirigono in mare aperto su una mongolfiera con motore a reazione. Sergente Ravani, riesci a vedere dove sono? No, Sam. Andavamo troppo veloci. Andrò verso il mare aperto e controllerò la zona. Pronto a fornire supporto dal Wallaby B2. Sergente Ravani, si diriga in direzione sud e Tom, tu cerca verso nord. Ricevuto, Capitano Steele. Tieniti forte, Anna! Abbandonate la mongolfiera! Contatto visivo ottenuto. Trasmetto subito le coordinate. Scendo a prendermi. Aggrappatevi a questa corda! Ben, porta Titan sull'isola di Ponti Pandi in fretta o ci ritroveremo a gestire un incendio enorme. Sto andando, ma non c'è nessuno con me che possa attivare i cannoni ad acqua. Lascia fare a me. Credo di avere il pompiere che fa il caso nostro. È mancato davvero poco. Questo è esattamente l'aspetto che avrebbe avuto un uovo di dinosauro. Cos'è stato? Credo fosse Derek che veniva portato in volo da un pterodattilo. Oh cielo! Aiuto! Credo sia meglio chiamare il pompiere Sam. Derek Price è stato spaventato da alcuni dinosauri, trasportato via da un pterodattilo ed è rimasto intrappolato sulla scogliera dell'isola dei dinosauri. Voglio dire, dell'isola di Ponti Pandi. 3, 2... Attenzione, vigili del fuoco! Oh, cos'è successo ora? Derek Price è stato spaventato da alcuni dinosauri, trasportato via da uno pterodattilo ed è rimasto intrappolato sulla scogliera dell'isola dei dinosauri. Voglio dire, dell'isola di Ponti Pandi. Coraggio, squadra, all'isola di Ponti Pandi! Dirigiti ai piedi della scogliera, Ben. Noi andremo in cima. Ricevuto, Sam! Sarà qui!
corda è assicurata, Sam! Resta fermo, Derek! Ci stiamo calando giù! Derek, presto ti porteremo in salvo. Sei pronto, Derek? Prossima fermata, Titan! Ancora un pochino, Derek, attento. Sei in salvo adesso. Ottimo lavoro, squadra. Ci ritroviamo tutti alla spiaggia. Ricevuto, Sam. Avrei tanto voluto fare un tentativo all'esercitazione con i bersagli. Sentite, so che non mi credete, ma c'era un dinosauro che mi dava la caccia. Tutte sciocchezze, Derek, e tu questo lo sai. Beh, chiedete anche a Norman, ma credo che il dinosauro lo abbia già catturato. Beh, ecco, forse non si trattava di un vero dinosauro. Cosa? Oh, tu razza di... Ah, hai visto, Norman? Può accadere qualsiasi cosa quando spaventi le persone. E in alcuni casi può essere davvero pericoloso. Pronto, Sam? Ok, Charlie. Norman, sei tu che dovresti togliere i manifesti, non io. Lo farò, Mandy. Ma prima... Ta-da! Chiunque passerà di qua vedrà il cartellone del grande Normansky. Prova a battermi, tamburo maggiore. Wow, papà! È davvero stupefacente! Oh, è solo una cosettina che ho costruito. Che vinca il manifesto migliore, Norman! Oh! Norman, dove te ne vai adesso? A fermare quel manifesto! Ah, adesso Mike vedrà chi ha il manifesto migliore! Un cartellone in fiamme ha incendiato un'autocisterna del carburante sul molo di Ponty Pandy. Presto, evacuate la zona immediatamente. Malcolm, aiutami ad attivare il secondo cannone ad acqua di Titan. Beh, non sono un pompiere addestrato, Sam. Lo so, ma dobbiamo sbrigarci. La sicurezza di Ponty Pandy è a rischio. E muoviamoci. Ben, portaci a distanza di sicurezza. Ok, Malcolm, tienilo fermo, mira e spara. Penny, non riusciamo a raggiungere le fiamme sull'altro lato del camion, perciò proveremo a raffreddarlo fino al vostro arrivo. Siamo quasi arrivati, Sam. Dobbiamo domare le fiamme con la schiuma, Elvis. Ricevuto, Penny. Spegniamo anche queste fiamme più piccole. L'incendio è spento, Sam. E l'autocisterna si è raffreddata. Non c'è più alcun pericolo che esploda adesso. Grazie, Malcolm. Se volessi mai lasciare le forze di polizia, saresti un eccellente vigile del fuoco. Grazie, Sam. Ma penso che lascerò il lavoro di pompiere a voi, ragazzi. Quel cartellone impazzito ha qualcosa a che fare con voi due per caso?
Sì, eccetto la parte dell'impazzito. Oh, mi dispiace. Ero geloso del fatto che lo spettacolare cartellone di Mike avrebbe attirato più persone al suo show. Credo che a entrambi serva un modo più sicuro per pubblicizzare i vostri spettacoli. Magari potreste lavorare anche in coppia. Mettereste su uno show davvero speciale. Non ci avevo mai pensato. Magia e tamburi. Credo che converrai che è tamburi e magia. Ok, ascoltatemi. Sapete tutti quello che dovete fare? Videocamere accese e giriamo il film più bello della storia del salvataggio in mare. Dirigere questo video di salvataggio in mare ha fatto perdere completamente la testa al capitano Steve. Andiamo, Ellie, pronta per il nostro primo piano. Azione! Ricorda, Sam, sei disperso in mare e hai bisogno di soccorso. Aiuto! Aiuto! Sono disperso in mare e ho bisogno di soccorso! Adesso, Griddleton! Sono il re del mondo! Stop! Griddleton! Si vedono solamente le tue narici! E smettila di rimanere lì appeso come un sacco di patate! Oh, questo è il peggior video di salvataggio in mare della storia! Voi due, smettetela di lavare le macchine! Quella dell'autolavaggio è una nostra idea! Non esiste! Anche noi vogliamo vedere il nuovo film di Flex Dexter! E riusciremo a comprare anche i popcorn e la gassosa! Norman, andiamo! Il tempo è denaro! Smettila di parlare e continua a lucidare! Hanno perfino la cera! Noi non abbiamo nemmeno dell'acqua pulita! Non è colpa nostra se il vostro autolavaggio fa schifo! Questo lo vedremo, Norman Price! Perché noi stiamo giusto per... allestire il nostro autolavaggio proprio qui! Sì! Sì! Così vedremo chi riuscirà ad attirare più clienti! Mettigli l'imbracatura, Griddleton! E punta la tua videocamera verso di lui mentre lo fai! È un po' complicato fare entrambe le cose, signore! Il suo metodo è alquanto interessante. Mostrami disperazione, Sam! Aiuto! Sono disperso in mare e ho bisogno di soccorso! Griddleton, ti prego, cerca di sembrare un po' più eroico. Ci riesci? So che è difficile. Che ne dice se metto in mostra i miei grandi muscoli e faccio un bel sorriso alla Flex Dexter? Non sono sicura che stia funzionando. Avanti, metti a Sam quell'imbracatura, Elvis. Ok, Ellie. Tom, credo che siamo pronti. Tiraci su. Finalmente il momento clou. La scena d'azione. Stop! James Jones è disperso in montagna. Richiesto intervento della squadra di ricerca e soccorso. Io vado con Penny e Tom su Wallaby 2. Sam, tu seguici con l'ambulanza. Ricevuto, Ellen. Sam, ricordati della gazzosa in lattina! James! Dove sei finito? Oh, accidenti. Speriamo di trovarlo quanto prima. Il sole sta iniziando a tramontare. Aiuto! Aiuto! Sono qui sotto! Si sta facendo buio, Tom. Dobbiamo trovare James, subito! Ricevuto, Sam. Attivo immediatamente la scansione termica. Bingo! A quanto pare l'abbiamo trovato. Tieniti pronta a scendere, Ellen. Ricevuto, Tom. Mi
Non preoccuparti, James. Ti riporteremo a casa sano e salvo. Sei ferito? No. Non credo proprio. Tieniti forte, James. Adesso ti tiriamo fuori da qui. L'ho preso, Penny. Tiraci su. Ricevuto, Ellen. Rimani in posizione, Tom. Ciao, zio Sam! Non è ferito, Sam, ma guida comunque con prudenza. Per oggi ha già avuto un'esperienza abbastanza adrenalinica. Ricevuto, Ellen. E non preoccuparti, mi ricorderò anche della gazzosa. Ben fatto, pionieri. E complimenti per quella fasciatura. Sono stato io! Sei stato bravo a imparare tutte quelle informazioni del manuale, James, ma hai dimenticato quello che c'è scritto sulla prima pagina. Buon compleanno, James. Ti voglio bene, tua sorella Sara. Non quello. Alla pagina seguente. L'indice? No, James, quella successiva. Oh, eccolo! Mantenere sempre la calma. Sì, esattamente, James. Mantenere sempre la calma. Ti piacerebbe se ti riportassi io fino a Pontypandy con la nostra ambulanza, Trevor? Forse è meglio che mi metta io alla guida stavolta, Elvis. E magari ti insegno qualcosa durante il tragitto. Oh, ok, Ellen. Oh, ma posso bere quella gazzosa finalmente? Una fiamma celeste fuori controllo ha causato incendi nella casa dei Flood e nell'area circostante. Penny, tu vai alla casa dei Flood, noi gestiremo gli altri incendi. Ma abbiamo bisogno che Saturn individui le zone colpite. Ricevuto, Sam! Espulsione di Saturn, ora! Ci sono un paio di incendi nelle foreste nord-orientali, Sam! Ricevuto, Elvis, stiamo andando! Laggiù! Joe e Mike sono intrappolati dentro! Ci pensiamo noi! Andiamo, ragazzi! State accovacciati e usciamo subito da qui! Cerchiamo di spegnere questi incendi. Voi due spegnete il fuoco principale prima che si diffonda. Io mi occupo dei più piccoli. Papà! Ehi! Oh, papà! Ero così preoccupata. Alla casa dei Flood è tutto sistemato, Sam. Qual è la vostra situazione? Qui abbiamo tutto sotto controllo, Penny. Mi dispiace tanto. Ho assemblato il mio modulo di lancio pirotecnico 2000 troppo velocemente, tralasciando il test di sicurezza finale. No, è colpa mia, perché sono stata impaziente, papà. Avrei dovuto darti più tempo. Sarebbe valsa la pena aspettare. Beh, per quanto fossero belli, il modo più sicuro per godersi i fuochi d'artificio è assistere a uno spettacolo pubblico. Ma ora ci siamo persi anche quello. Oh, no, affatto. Se vi sbrigate, farete in tempo per l'inizio. Possiamo andare, papà? Certo che possiamo, Anna. Grandioso! Alla fine vedrò addirittura due spettacoli! Ah, e speriamo che questi fuochi d'artificio rimangano dove devono stare, eh? In alto nel cielo! Sono quasi belli come i tuoi, papà! Il supermercato è in fiamme! Trevor, il mio eroe, voglio dire, l'eroe di Dilys, è intrappolato all'interno insieme a mezza tonnellata di piselli surgelati! Thank you.
salvataggio cadetti. Li seguiremo nel nostro minibus. In questo modo potrete vedere la squadra in azione. Ah! Andiamo! Una vera emergenza! Io vado a cercare Trevor. Ok, Penny, via libera. Non riesco a trovare Trevor. Il fumo è troppo denso, non vedo niente. Sam, da una mano a Elvis mentre Penny spegne il resto delle fiamme. Vado subito, Ellie. Trevor! 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 Riesci a sentirci? Sam, va di sopra nella stanza di Norman. Vedo muoversi qualcosa. Ricevuto, Ellie. Quanto ossigeno mi resta? Sei coperto, Sam. Il tuo ossigeno è al 68%. Quindi fai pure con calma e senza fretta. L'ho trovato, Ellie. Trevor, resta giù e spostati verso di me. D'accordo, Sam. E adesso ti porto via da qui. Cessato allarme! Sembra proprio che l'incendio sia stato causato da una presa sovraccarica, Dillis. Non si dovrebbero mai mettere troppe spine nella stessa presa. Mi dispiace, pompiere Penny. È che c'erano troppi piselli e non abbastanza freezer dove infilarli. Beh, allora credo che dovresti venderli in fretta. Oh, questa sì che è una buona idea. Mi dispiace di aver rovinato l'addestramento, Ellie. Credevo che il quadro di comando e controllo fosse noioso. Beh, ora torneremo e faremo altre esercitazioni, Mandy. Puoi andare dentro la torre di addestramento stavolta, se vuoi. No! Voglio tenerlo io, il quadro di comando. Adesso ho capito quanto sia importante e anche molto eccitante. E io potrò restituire a Dolly il suo piede. Piselli surgelati, leggermente affumicati. Due al prezzo di uno. Li trovate al supermercato adesso. Fino ad esaurimento scorte. Presto, presto, presto. Mamma, papà, meglio chiamare la caserma dei pompieri. C'è un incendio alla trattoria del pesce intero. E Sara è rimasta dentro a cercare Tenaya. C'è un incendio alla trattoria del pesce intero. E Sara è rimasta dentro a cercare Tenaya. Devo chiedervi di indietreggiare per la vostra sicurezza. Vi ringrazio. Io vado a cercare Sara e Tenaglia. Lo penserò alle fiamme. Non vedo né Sara né Tenaglia qui. Vado a cercarli nel seminterrato. Ricevuto, Sam. Sara! Sara! Sono proprio qui, zio Sam! Ah, Sara, dobbiamo uscire. Ma non riesco a trovare Tenaglia! Non preoccuparti, Sara, lo troveremo. Ma prima devo assolutamente portarti via di qui. L'incendio è spento, Sam! Non ho trovato Tenaglia da nessuna parte! Che cosa c'è, Bella? Va, fammi vedere. Perché stanno usando il giocattolo di Tenaglia? Perché lo sta andando a cercare per te. È spaventato dal fumo dell'incendio. Guida la radar! Brava, così, seguilo! Ma che bella squadra! Che bravi cani! Mi dispiace, Penny. Stavo addestrando Tenaglia e non so come. È entrato in cucina ed è riuscito ad accendere i fornelli.
Beh, Sara, come sai, i cani vanno sorvegliati costantemente e devi sempre sapere dove si trovano. Lizzie ha visitato i cani e stanno tutti in perfetta forma. Oh, tenaglia! Sono contenta che tu stia bene! È tutto grazie a Radar e Ombra! Quella foresta è troppo fitta per attraversarla con Venus o Hydrus. Ed è troppo lontana a piedi. Allora, come raggiungiamo la zona di ricerca prima che faccia notte? Beh, in realtà un modo ci sarebbe. Questo non è proprio il viaggio in elicottero che mi ero immaginato. Non preoccupatevi, ragazzi. Cercherò di andare piano e con molta prudenza. Ricevuto, sergente. Vi avviseremo se ci saranno troppe turbolenze. Non abbiate paura. Non devo fare altro che salire sull'albero più alto per capire esattamente dove siamo. Mi dispiace, Norman, ma credo che Tieni. Vi servi... Ci siamo, allora? Tutto a posto, sergente Ravani. Ricevuto, Sam. Io sarò i vostri occhi dal cielo mentre voi controllate a terra. Fa molta attenzione, nonno! Non ti preoccupare, un vecchio pioniere non perde mai la sua presa. Oh, cielo! Ci stiamo avvicinando! Questa è la voce di Sara. Urrà! Ehi, dov'è Garrett? Garrett, va tutto bene? Al momento sono un pochino in difficoltà, Sam. Sta calmo, vengo subito a prenderti. Abbiamo trovato Garrett e i ragazzi, ma... Ci serviranno rinforzi via aerea. Ricevuto. Tirami su! Vuoi un passaggio a terra, Garrett? Certamente, Sam. Sì! Oh! Ha schiacciato il mio pranzo! Non avrei dovuto prendere quella vecchia scorciatoia, Sam? Probabilmente no, Garrett. E dovresti sempre far sapere a qualcuno dove ti dirigi quando parti per un'escursione. Se non fosse stato per Radar e Ombra, non vi avremmo mai trovati. Mi dispiace tanto, Sam. E mi dispiace, pionieri. Sembra proprio che vi siate persi la festa. È tutto per colpa mia. Ehi, Garrett! La tua vecchia scorciatoia da pioniere ha funzionato, dopo tutto! Davvero? Il centro alpino per le attività di montagna è oltre questi alberi! Urrà! Sì! Ottimo lavoro, Garrett! Credi che riporterai i pionieri a fare delle altre escursioni in futuro? Penso proprio di sì, Sam. Almeno finché Norman vorrà portare il mio binocolo. Oh! Quanto detesto questo binocolo! Mandy, Norman e Sara sono intrappolati su una collina che sta franando vicino al centro alpino. Serviranno rinforzi, Sam. Vengo a prenderti con Hydrus. Ci vediamo lì! State calmi e restate dove siete, ragazzi! Stiamo arrivando! Ok, Sara! Adesso assicurerò la mia corda alla roccia!
E ora ti stringerò questa fascia intorno al corpo. Ok, Norman, la corda è assicurata. Adesso ti calerò di sotto. Sei pronto? Mandy, il burrone è troppo ampio. Devo trovare un altro modo per raggiungerti. Resisti, Sam! Veniamo ad aiutarti! Kilo! Oh! Forza, Kilo! Proviamo per di qua. Preparati, Mandy! Attraverserò il pendio! Siamo pronti, sergente Ravani! Kilo, da questa parte! Grazie mille, sergente! E grazie anche a te, Kilo! Mi dispiace! Stavo cercando la viola del pensiero di Pontypandy! Non avrei dovuto allontanarmi tanto. Io gliel'avevo detto di tornare indietro, zio Sam. Ma certo che l'hai fatto, James. E Mandy, non dovresti mai salire su una collina come quella senza un'attrezzatura e un adulto vicino. Mi dispiace, è stata colpa mia, pompiere Sam. Avrei dovuto fare attenzione. Mi sono distratto per farmi la foto da appendere alla parete della gloria. Lo sapevo che non avresti completato la lista, Mandy. Veramente l'ho fatto, Norman. Ho visto la viola del pensiero di Pontypandy quando Sam e Kilo mi hanno salvata. Ma... Beh, allora dovremmo appendere la tua foto a quella parete. Sì! No! Oh! Cos'era per tutti i grizzly? Fuoco! Fuoco? Te lo dicevo che c'era un drago! Non si tratta di un drago! Hanno fatto cadere le candele! D'accordo, restate tutti uniti. Meglio chiamare la caserma dei pompieri. La bestia della montagna di Pontypandy ha fatto cadere due candele alle alghe e ha appiccato un incendio nel bosco. La bestia della montagna di Pontypandy ha fatto cadere due candele alle alghe e ha appiccato un incendio nel bosco. Beh, e chi se lo aspettava? Dobbiamo andare subito ad aiutarli. Andate da quella parte! Sto arrivando! C'è anche Bessie! Mettetevi tutti al riparo! Ellie, Penny, prendete le pompe a zaino! Ricevuto, Sam! Ricevuto, Sam! Voi state indietro! È in arrivo una bella secchiata d'acqua! Quello sì che è un bel secchio grosso! Mi dispiace! Temo siano state le nostre candele ad aver appiccato il fuoco! Lo so, Bronwyn. Norman l'ha detto a tutti. Un bosco non è un luogo adatto per delle candele. Vi prometto che se faremo un'altra sessione di canto della balena, utilizzeremo delle candele a pila. Oh, però non so se voglio fare un'altra sessione di canto della balena. È stata probabilmente una delle esperienze meno rilassanti che abbia mai vissuto. Beh, agente Price, pare che alla fine abbiamo risolto il mistero della bestia della montagna di Pontypandy. Esatto, agente Sparks, ed è venuto fuori che era una balena.